Waterloo will go for gold. And let's see, winning the race, Russia second, and the Czech Republic in fourth place. Candia Canavese al suo campione del mondo ed è la prima volta che accade. Gabriele Casadei, 19 anni, è entrato nella storia dello sport canavesano quando nel mese di settembre in Portogallo ha vinto la medaglia d'oro di canoa nella specialità C2 1000 metri under 23 in coppia con Mikola Vikozev. Per Candia Canavese, il suo lago, il risultato è stata una festa collettiva. Mercoledì 20 ottobre il sindaco Mario Mottino ha organizzato una cerimonia all'insegna dei valori dello sport. C'erano amministratori locali e regionali, il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino, l'allenatore Bartolomei Mikhail Miša, più volte in passato campione del mondo ed Europa con la Romania nella stessa specialità, e poi amici e parenti. Orgogliosi il sindaco Mottino e la collega Maria Rosa Cena, prima cittadina di Caluso, dove la famiglia del giovane campione vive e lavora. Gabriele è cresciuto agonisticamente con la società Lago di Candia Sport, poi diventata Canoa Candia. Ora difende i colori delle Fiamme Oro. Gabriele Casadei, 19 anni, campione mondiale under 23, se capisco bene. Un titolo importantissimo vinto in Portogallo durante un periodo anche difficile per la pandemia. Quanta determinazione ci vuole per fare sport a questi livelli? Molta, perché più il livello sale più l'impegno diventa maggiore. Quindi ci vogliono parecchi allenamenti e poi nel caso di questo anno bisogna essere capaci a coordinare sport e studio. Hai portato il nome di Candia Canavese ad un livello mondiale. Soddisfatto? Molto, perché comunque so che in particolare il sindaco ci tiene molto e sono contento. Sindaco Mottino, il nome di Candia Canavese a livello mondiale con un titolo così importante ed un ragazzo così serio e determinato. Soddisfatto? Beh sì, veramente, è una grande soddisfazione ed emozione. Emozione per una serie di motivi. Primo, perché comunque avere un ragazzo di 19 anni che è diventato campione mondiale under 23 non è da tutti i giorni. Ci fa piacere che una piccola paese come Candia abbia questo, un atleta campione del mondo. Ma poi sono legato ad amicizia particolare, perché sia il mio figlio e Gabriele sono cresciuti assieme, quindi c'è un affetto, un'amicizia particolare e un affetto per questo ragazzo particolare, molto serio, timido, schivo dei palcoscenici. Quindi per lui oggi è una giornata un po' particolare, ma se la merita. Stefano Mossino da pochi mesi è il nuovo presidente del CONI regionale del Piemonte a Candia Canavese sulla riva del lago per una premiazione importante. Giovani leve nello sport piemontese crescono. Giovani leve crescono, è un piacere essere qua per celebrare un campione, una giovane promessa del Piemonte, una giovane promessa che ci dimostra come anche nei periodi difficili, con l'impegno, con la dedizione dell'atleta, della società, delle amministrazioni, dei genitori, di tutta la comunità, l'impegno porta alla vittoria, l'impegno porta a raggiungere il risultato, e questo forse è il più grande insegnamento dello sport. Lo sport è quella bellissima cosa che può essere fatta a qualunque età, a qualunque capacità, ma se ci si impegna si possono anche raggiungere dei grandissimi risultati, e oggi siamo qui a celebrare il risultato, ma siamo a celebrare l'impegno, perché questo è il valore dello sport. Italy win, winning the race, Russia second, and the Czech Republic in fourth place.